Ciao a tutti, voglio guardare insieme a voi da vicino queste lampade LED da giardino multicolorate marcate Edge HD. Apriamo la confezione di cartone dove appunto si trovano le lampade LED, sono in totale 1, 2 e 3. Quindi tre lampadine LED, questa qua è svitata. Abbiamo poi i vari picchetti che permettono di piantarle nel giardino o comunque nei vasi del balcone dove volete. I picchetti sono di plastica dura, non di metallo, quindi non sono proprio il massimo se si vuole conficcare in dei terreni ghiaiosi o comunque molto rigidi, ma comunque vanno bene per i vasi dal giardino, comunque per il terreno morbido. Si estrae così la punta, si posiziona in questo modo. Abbiamo una lunghezza della punta, andiamo a misurarla insieme, di 12 cm, mentre la lunghezza dell'altra parte al di sopra è di 15 cm circa. Abbiamo poi le lampadine di plastica, eccole qua, le vado a prendere, ne vado a prendere una. Lampadina di plastica che ha una lunghezza di 9 cm e ha una larghezza di circa 5,5 cm. Come vedete, in alto è presente il piccolo pannello solare. Funzionano solamente con la luce solare, quindi un prodotto che mi piace molto in questo senso, visto che non consuma energia elettrica e ha zero risparmio energetico, quindi un prodotto eco-friendly che mi piace molto e che funziona come? Funziona semplicemente andando a schiacciare il pulsante on. Quando si vogliono utilizzare le lampadine, si va a rigirare la parte di plastica, visto che questa è tutta plastica, non è vetro ma plastica, abbastanza dura comunque. Si va a ruotare la lampadina in questo modo, come vedete solida. Quando si vuole invece spegnerla o comunque non utilizzarla, si va semplicemente a ruotare dall'altro lato e a spegnere. Accendiamo la lampadina. Ruotiamo, adesso devo cercare la posizione, ecco qua, no, l'ho agganciata male, un attimo, ecco, una volta che, come vedete, adesso si spegne, perché una volta che è accesa non rimarrà accesa anche durante il giorno, ma tramite questo pannello solare, quando rileva la luce del giorno, comunque adesso vede, la luce del riflettore, la lampadina starà spenta. Quando invece arriva la notte o comunque buio e il pannello solare, quindi se vogliamo in questo caso di essere coperto, la lampadina si accende. Come vedete, crea degli effetti colorati davvero carini che mi piacciono molto, riflettenti, e la luce cambia colore automaticamente, quindi senza che schiacciate niente. I colori, come potete vedere, sono verde, rosso, blu, giallo, e dura all'incirca questa illuminazione attorno alle 8 ore, quindi con un giorno di esposizione 8 ore di illuminazione che vi basterà per illuminare il vostro cortile di casa o il vostro giardino. Ho spento i riflettori per simulare la notte. Come vedete, questi colori che riflettono, queste luci che riflettono, sono veramente graziose grazie a queste striature della plastica, la lampadina attaccata al picchetto. Io spero che questa video recensione vi sia stata perlomeno utile. Se avete qualche domanda, non esitate a contattarmi, io sono sempre qua.